possesso per il Sarzana, che adesso va in campo aperto con Ortiz. La respinta probabilmente con la visiera del caschetto da parte di Zampoli. Siamo già dalla parte opposta con Gavioli che gonfia la rete e il vantaggio del Trissino. È una grande rete del Trissino che passa in vantaggio dopo appena 1 minuto e 50 secondi. E adesso eccolo qua, l'ex capitano del Porto a recuperare questa pallina. João Pinto, scarico dentro per Malagoli. Deviazione volante di Malagoli e intanto un pattino alto da parte di Borsi. Mi pare che abbia fischiato il tiro di rigore, sì, così è. E comunque siamo arrivati in questo momento al 13:40, rigore per Trissino. Traversa. La difesa del Sarzana è molto accorta in questi 25 minuti, quasi perfetta. Pinto aveva provato a sorprendere il Luzzi con una giocata in velocità. Rinaldo a sbattere su Festa e poi trova la magia all'incrocio dei pali con un diagonale potente e preciso, e c'è il raddoppio del Trissino. La dedica di Rinaldo ai giocatori della, ai tifosi dell'Armata, e quindi è il 2-0 del Trissino. Torna molto più velocemente adesso la difesa del Trissino, ma l'avevamo già visto nel primo tempo. Attenzione intanto al contropiede. Malagoli per Rinaldo. Mendez in area di rigore e viene fischiato un rigore al Trissino. Questa volta è ancora Cocco ad incaricarsi. Ricordiamo, nel primo tempo aveva colpito la traversa, stavolta la mette all'incrocio dei pali. Tanta roba. Il terzo gol del Trissino, e quindi il Trissino inizia. Ma c'era una piccola ragnatela là e è andato Giulio a toglierla, Cocco. Giulio, che adesso ci attacca con questo slalom speciale, direi, da parte di Reinaldo Garcia. Un tocco in area. Qui non se l'è sentita, ma... No, ma sai, non ci sono neanche state particolari proteste da parte dei giocatori del Trissino. Qui invece c'è il blu per Nalo Garcia sul fallo ai danni di Olmos. Ed è il primo blu della partita combinato a Reinaldo Garcia. Vediamo se andrà, sì, credo nell'uno contro uno. È un momento importante della partita. Festa fuori, è tirata malino, se va detto, cioè, insomma, adesso però ovviamente il Sarzana ha 2 minuti di superiorità. Assatanato del Sarzana con Festa. Zampoli gli dice di no, ma non è finita, è ancora possesso rossonero. Festa per Borsi, uno contro uno, la conclusione e la rete di Olmos. C'era un centimetro quadrato libero dove mettere questa pallina e l'ha trovata Olmos, confermando quello che dicevamo prima, e cioè che questo è un signor giocatore. Questa è proprio la situazione che dicevamo, ovvero una rete che è arrivata nel giro di pochi minuti, e ora ovviamente attenzione no, perché a Trissino sembrano non essere d'accordo. Tanto 5-2 Valdagno a Bassano, recupera palla Cocco. 2-0, Cocco alza e schiaccia! Tanta roba, ragazzi, tanta roba, mamma mia, quando, Cocco! Quando vedi gol così c'è solo una cosa da dire, che tu tifi Trissino, che tu tifi Sarzana, che tu tifi qualsiasi altra squadra, non puoi altro che alzarti in piedi e battere le mani per quella che è stata una giocata circense di Giulio Cocco. Ripartenza Trissino, 3-2, ancora Giulio in area di rigore, viene steso, qui sì, abbastanza nettamente da Ortiz, e ci sarà un altro rigore per il Trissino. La parata ottima da parte di Corona, ma non è finita. Malagoli ha provato un cioccolatino volante che non gli è riuscito per questione di centimetri. Ha tentato nei primi minuti di arginare un po' la cosa, ma veramente troppo poco per riuscire anche solo a impensierire un Trissino di questo genere. La differenza tecnica è stata davvero... Il cioccolatino di Giulio Cocco per la firma di Andrea Malagoli, che adesso sì può andare a dare la dedica che tanto aspettava. È proprio giusto che arrivi la dedica per Cecilia.